Siamo già a conoscenza del nostro orologio biologico e il modo in cui possiamo influenzarlo. Questi sono alcuni fattori che possono accelerare il nostro orologio biologico: stress ossidativo, mancanza di sonno e uno stile di vita malsano. Ma ci sono anche modi per rallentare il nostro orologio biologico attraverso un particolare enzima chiamato telomerasi. La telomerasi ripristina la lunghezza dei telomeri, ringiovanendo le nostre cellule, così da rallentare il ticchettio del nostro orologio biologico. La telomerasi è l'enzima responsabile del ripristino dei nostri telomeri. E questo enzima può essere stimolato dalle scelte che facciamo sul nostro stile di vita. Ad esempio, sappiamo che la meditazione ha un effetto positivo sul ripristino dei telomeri, ma può anche essere stimolata da alcuni ingredienti vegetali. Dagli studi effettuati, la pianta più interessante in relazione ai telomeri è l'Astragalus membranaceus, una pianta conosciuta nella medicina tradizionale cinese da secoli. La medicina moderna ha scoperto che l'Astragalus è un attivatore della telomerasi, capace così di ripristinare i nostri telomeri. Ad oggi, l'Astragalus è conosciuto come la stella nascente anti-invecchiamento della medicina cinese. La biologia dei telomeri è probabilmente uno dei nuovi campi più interessanti della scienza e della medicina. Ed è importante che il fatto che nel 2009 il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a scienziati che si sono occupati proprio di questo settore, telomere e telomerase, come biomarcatore dell'invecchiamento. C'è un'altra cosa importante nella medicina anti-invecchiamento. Negli ultimi anni ci siamo concentrati nell'evitare di danneggiare la regolazione dello stress ossidativo, regolando l'infiammazione silenziosa. Ad oggi stiamo facendo sempre di più. Attualmente stiamo realmente influenzando il rallentamento del nostro orologio biologico. E questo è un nuovo campo della medicina anti-invecchiamento. Ora stiamo passando dalla semplice medicina preventiva alla medicina rigenerativa. L'invecchiamento è dovuto da diversi fattori. Uno di questi, come già visto in precedenza, è l'orologio biologico. Abbiamo già sentito parlare dello stress ossidativo. Il terzo fattore è l'infiammazione silenziosa, un'infiammazione cronica di basso livello, così importante per cui è stato coniato il termine inflammaging, invecchiamento da un'infiammazione silenziosa. E tutti questi fattori possono essere influenzati. Abbiamo già visto come possiamo influenzare l'orologio biologico tramite la telomerasi. Possiamo influenzare lo stress ossidativo. Sappiamo che ci sono vitamine antiossidanti, come la vitamina A, C ed E. Ma ci sono anche ingredienti vegetali in cui la capacità antiossidante è superiore a quella contenuta nelle vitamine. Quello che è importante sapere sugli antiossidanti è che non funzionano come singole sostanze. Lavorano insieme. Ecco perché oggi parliamo della rete antiossidante. E se utilizziamo degli integratori, è tanto importante per sapere che la rete antiossidante è presente anche in questi integratori.